Heather McPallister. Marco Conforti, la sera del 23 maggio, avrebbe assunto cocaina in quantità elevata. È quello che emerge dalle prime anticipazioni sull'esito degli esami tossicologici. Si fa sempre più largo l'ipotesi che l'imprenditore di Castagneto Po, titolare di una cinquantina di scuole guida, nel bagagliaio della sua Range Rover, si sia infilato da solo. Una circostanza che trova sempre più conferme. Prima l'autopsia eseguita sul corpo dell'uomo dai medici legali Francesco Cattaneo e Roberto Testi, che ha evidenziato che il decesso sarebbe avvenuto per un infarto dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti. L'autopsia non aveva evidenziato segni di colluttazione o di strangolamento. Poi la mancanza di segnali di trascinamento del corpo. Un particolare non da poco, visto che sarebbe davvero complicato riuscire a infilare in auto il corpo senza vita di un uomo di oltre 70 kg senza lasciare alcun segno sulla pelle.